Iscriviti al canale e non dimenticarti di cliccare sulla campanella per ricevere le nostre notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Se posso, disse Gesù, ma non sai che tutto è possibile per chi crede? Qui ci troviamo di fronte alla fede di Gesù. Eh sì, perché qui Gesù si rivela come colui che può tutto, perché crede. Che cosa crede? In chi crede? Nell'amore del Padre, nella presenza del Padre, nella potenza del Padre che lui è venuto a rivelare, a manifestare. Noi a volte pensiamo che Gesù, essendo il figlio di Dio, potremmo dire fosse nato imparato, no? Come si usa dire. In realtà teniamo conto che quando è venuto nel mondo, lui si è, come dice San Paolo, svuotato della sua divinità. E vero Dio e vero uomo, ed essendo vero uomo, lui è cresciuto come tutti gli uomini, eccetto il peccato. Quindi è cresciuto nel comprendere la sua missione, è cresciuto nella fede, è cresciuto nella speranza, è cresciuto nella carità, è cresciuto nell'unzione. Perché doveva realmente redimere tutto l'uomo facendo il percorso che fanno tutti gli uomini, eccetto il peccato. Quindi qui ci troviamo di fronte alla fede di Gesù. E si vede pienamente che lui ha una fede così salda, così grande, che quello che fa, quello che dice, si realizza, si compie perfettamente. Scaccia il demonio e il demonio se ne va. C'è un'ulteriore chiave. Il versetto 29, questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. Credo che questo versetto ci riveli anche la vita interiore di Gesù. Gesù è stato un uomo di preghiera. Quante volte nel Vangelo si dice che lui pregava di notte? Che spesso si ritirava in luoghi solitari, in luoghi deserti per pregare, o alla mattina molto presto. Proviamo a rileggere anche il Vangelo di Giovanni. È stupendo perché si capisce realmente l'intimità, la confidenza, l'enorme fiducia di Gesù nel Padre. E si capisce realmente come abbia vissuto il suo essere figlio, il suo riconoscersi come figlio, figlio di Dio e figlio dell'uomo, vero Dio e vero uomo. La chiave è la preghiera, in questo caso. Quindi, la preghiera del se puoi può essere realmente superata da che cosa? Da una preghiera che ricerchi l'intimità con Dio, la conoscenza di Dio, e dalla fede. Mi è capitato in questi giorni di sofferenza, di dolore, di incontrare realmente anche qualche obiezione di fronte al grande tema dell'amore di Dio o della salvezza operata da Gesù o della sua volontà di benedire l'uomo, di beneficare l'uomo, di ristabilirlo integralmente, di guarirlo, di liberarlo, eccetera, eccetera. E molti si sono trovati realmente nella preghiera del lebbroso, se vuoi. Però la chiave è nella parola di Dio.
Giovanni, l'Evangelista Giovanni, nella sua lettera, in una delle sue lettere, ci dà proprio la chiave per comprendere che cos'è la volontà di Dio e qual è la volontà di Dio. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui. Qualunque cosa gli chiediamo, secondo la sua volontà, Egli ci ascolta. E se sappiamo che ci ascolta in tutto quello che chiediamo, sappiamo di avere già da Lui quanto abbiamo chiesto. È la prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetti 14 e 15. Qualunque cosa gli chiediamo, secondo la sua volontà, Egli ci ascolta. E uno potrebbe obiettare, ma qual è la sua volontà? Come faccio a conoscerla? Ragazzi, non ci si scappa. L'unico modo di conoscere la volontà di Dio è conoscere la sua parola. Quindi, l'invito forte che ci viene anche dalla parola e da questa parola, se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. È questo. Conosciamo la parola di Dio, conosciamo il valore della croce di Gesù. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Finalmente è uscito il mio libro, La mia esperienza di conversione a Medjugorje nel 2012 attraverso questa estasi con Gesù Cristo. Potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito, troverai il link in descrizione e ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere.